amici, benvenuti al mio canale, io sono Moira e oggi andiamo avanti con il Sims 3 Into the Future. Come vi dicevo nello scorso episodio, questa notte vorrei visitare il cimitero e poi torneremo di nuovo nel presente, questa volta proveremo ad attivare il futuro distopico. Intanto, vedo che loro si sono già riposati, quindi ci andiamo con entrambi, soltanto lui ha bisogno di mangiare. Allora, facciamo così. C'è un robottino qui davanti. Ma perché i robottini vengono sempre a visitare casa nostra? Allora, consumiamo la cena. Ci mangiamo degli spaghetti. Invece lei vedo che deve andare in bagno. E allora vai. E poi andiamo. Hai già fatto? Quasi. Ci mettiamo anche gli abiti quotidiani. Potremmo anche rimetterci di nuovo il razzo. Vediamo se ce l'abbiamo già equipaggiato, ma non credo. No, lo utilizziamo che così facciamo prima per andare al cimitero. Beh, finché lui mangia, magari lei la mando già. Allora, il cimitero dovrebbe essere in cima qui alla collina. Eccolo. Allora, chi è questo? Vola fino a qui. Vediamo se lui è finito. Sì, direi che hai finito, quindi questo lo ripulisco. Anche tu, mettiti pure gli abiti quotidiani. Vediamo se avevamo visto tutte le interazioni. No, sapete che secondo me... Aspetta, tu non partire. Per quanto riguarda lo zaino a razzo, secondo me non abbiamo visto tutte le interazioni. Non abbiamo visto il ballo lento. Tutto il resto sì, ma il ballo lento no. Allora magari dopo aver finito di visitare il cimitero andiamo. Ma come ti ho vestito? Ti ho detto abiti quotidiani? Ma non sono gli abiti quotidiani questi. No, infatti non erano gli abiti quotidiani. Oh no, mannaggia, fra un'ora lei deve andare a lavoro. Allora intanto inizia ad usare il razzo. E vabbè, tanto poi dovremo tornare nel presente, quindi eventualmente lo saltiamo. Oppure, sapete cosa facciamo? Allora, finché tu voli qui, chiama il lavoro e prendi una giornata libera, così non rischiamo che ci licenzino. Lavori offerte, lascia, chiedi un periodo di finta malattia. No, facciamo pure delle ferie non pagate. Un giorno. Cimitero spettrale. Vediamo se lo accettano. Ok, anche lui è arrivato. Perfetto, ci hanno accettato il giorno di ferie. Allora, intanto, nel futuro, come già vi dicevo, abbiamo le tombe olografiche. Quindi non abbiamo le semplici lapidi o le urne, ma sono proprio delle proiezioni di quelle che dovrebbero essere le loro tombe. Abbiamo queste qui un po' più grandi, queste un po' più piccole. Vediamo se c'è qualcos'altro qua di particolare. Queste che sono a terra, vediamo se... Ah, questi sono i Plumbot. Vedete infatti che ci sono gli ingranaggi. No, non andiamo a compiangere, ma ci sono gli ingranaggi che girano. Questi qua sono i Plumbot, perché giustamente anche loro quando muoiono hanno la propria tomba. Sì, da questo lato abbiamo tutti i Plumbot. Poi ci sono queste, che probabilmente sono di persone un po' più importanti. E come vedete ci sono anche le parole che scorrono come se fosse uno schermo. Questo non so cosa sia. Incidi. Sempre nei nostri cuori? No. Sì, infatti, come vi dicevo, sono delle persone importanti, perché queste qua sono le persone che hanno ricevuto, mi sa, le statue. Può essere? Perché vedete tipo questo? Questo mi sembra tipo una clessidra. Resti, proviamo a compiangere, vediamo. Incidi, vediamo se succede qualcosa. Da questo lato invece, anche di qua. Oppure non tanto le statue, ma comunque sono cose che hanno fatto, tipo qua che c'è la figura dell'Egitto, magari questo era un esploratore. Questo che ci sono le fiamme magari era un pompiere. Sì, no, guardate. Sono le morti. Cioè, questo è morto per un incendio dal colore della lapide. Questo allora sarà morto per la maledizione della sfinge, di una mummia. Qua cosa c'era? Il cibo, sarà morto di fame. Questo sarà morto di vecchiaia perché c'è la clessidra, quindi per il tempo. Questo non saprei. Non so proprio. Vediamo qua. Ah,
mi sa che questo è caduto con il razzo. Eh sì, con lo zaino a razzo è caduto. Oh, mannaggia. Speriamo non accada anche a noi. Questo l'abbiamo già visto, era quello della mummia. E anche qua allora. Eh sì, sono tutti i tipi di morte. Incendio. C'era nonno in Plumbut? No, però c'è anche in queste piccole. Cos'è un vampiro? Oh, mannaggia. Forse è un vampiro. Questo è uno zombie. Ok, va bene. Comunque, andiamo ad esplorare adesso il mausoleo. Qui? No, questi sono i Plumbut. Allora, possiamo affrontare i morti oppure esplorare semplicemente le catacombe. È arrivato qualcuno? Sembra di aver sentito... sì, c'è un robotino e una cameriera. Allora, facciamo così. Lui lo mando ad affrontare i morti. Con lei invece esploriamo le catacombe. Dai, su. Andiamo. Ah no, c'era qualcuno che voleva lanciarmi una rugiada. E infatti non siamo entrati. Cosa abbiamo fatto? Non lo so. Posso rubare le tombe? Ma come? Ah no, lui! Aspettate che ci riprovo. Ma basta! Ma questa signorina qua cosa vuole? Vabbè, facciamoci lanciare la rugiada. Altrimenti non se ne va più. Diventiamo blu. Sì, ridi. Dai, torniamo dentro ad affrontare i morti. Va bene. Ok, adesso se ne va. Quindi dovremo farcela. Allora, questo credo sia lei però. Il tuo sim entra in una stanza con una galleria a sinistra e una a destra. Andiamo a sinistra. Ah sì, era questo. Ma posso rubare le tombe andando ad esplorare, ad affrontare i morti con questa interazione? Posso rubare le tombe? No, sono i miei discendenti! Ah, posso prendere le tombe dei miei discendenti! Oh, ce le mettiamo in giardino. Ecco dov'erano. Forse è la prima volta che siamo venuti qua nel futuro. Ma guardale queste. Avevamo già dato, se non ricordo male, un'occhiata al cimitero per vedere se c'erano le tombe dei nostri discendenti. E non c'erano, perché erano qui dentro al mausoleo. E allora, tu puoi volare a casa. Le teniamo noi. Ma sì, dai, invece di lasciarle qui al cimitero con tutte le altre, ce le mettiamo qui. Chissà che magari ogni tanto non incontriamo anche i fantasmi dei nostri discendenti. Vola fino a qui. E intanto aspettiamo che lei esca. Ok, lui è partito. E la lasciamo qua tranquilla. Dove possiamo mettere delle tombe? Allora, intanto lì ha l'impressione di muoversi verso la superficie e di scendere simultaneamente nel cuore delle catacombe. Gli impedimenti logistici della situazione non sfuggono a Lini, che ha ben presente la legge di gravità. Allora, vediamo un po'. O li mettiamo qua. Oppure li mettiamo tipo qua. Ah, potrebbe essere una bella idea. Sì. Allora, 1, 2, 3 e 4. Sono morti tutti per questa morte, ma non ho idea di cosa sia. Che a qualcuno mancherà. Questa morte qua. Non saprei. Pur avendo rischiato di morire parecchie volte nelle rapide sotterranee, Lilia ha resistito eroicamente alle acque insidiose e ha raggiunto la salvezza, portandosi anche via un bel premio, un mini meteorite. È uscita allora? No, non ancora. Cosa è successo? I funzionari locali, se decideranno di credere a Lily, saranno molto allarmati dalla notizia che sotto il mausoleo vivono degli orsi. L'informazione sarebbe stata molto utile a Lily. Abbastanza. Ok, possiamo tornare a casa un po' abbrustoliti. No, più che abbrustoliti, siamo stati attaccati dagli orsi. Allora, voliamo fino a qui.
Certo che dopo un viaggetto al cimitero lui torna blu e lei torna completamente aggredita dagli orsi. Vabbè, forse non è il caso di tornarci al cimitero. Vedremo poi se magari qualche nostro discendente vorrà venire a farci visita. Uscendo dalle tombe, sarebbe carino incontrarli. Attacco di un orso. Allora, che dite? Ci diamo una sistemata e poi torniamo nel presente? Secondo me possiamo. Quindi, vediamo un po'. Lui sta bene, ha bisogno di un po' di manutenzione, quindi puoi farlo pure da solo. Vai. Lui sta benissimo, a parte il colore. Lei ha un po' di fame. Lui deve andare in bagno. Allora, svegliamo il bambino e lo mandiamo in bagno. Ah, e sei già sveglio, bravo. Allora, usa... no, non volevo farti lavare le mani. No, la doccia non ti serve. A lei invece serve una doccia perché è tutta brustolita. Quindi ci facciamo un bel bagno. Non so che tu hai mangiato già stamattina, però serviamo la colazione, che facciamo colazione tutti insieme. Delle frittelle. Che lumachina c'è ancora? Sì, è qua tranquilla. Magari tu che stai facendo l'ottimizzazione, hai finito? Mi sembra di sì. Prenditi un attimo cura di loro, poveri, che stanno piangendo. Puliscili tutti. Ah, mannaggia, anche lui fa un'ora, deve andare a lavoro, ma adesso torneremo nel futuro. Chiamiamo a tavola? Ah, sì, aspettate che disattivo qua. Smetti di usare, perché altrimenti continuano a metterselo e... Ah, no, l'ho perso! Ah, mannaggia, mi sa che con lei l'ho perso. Ah no, ce l'ha su. Perché non me lo mostra qua nell'inventario? No, oh, che strano. Intanto abbiamo anche il mini meteorite che abbiamo raccolto nelle catacombe. Questo qua lo esponiamo. Sì, ci sta, perfetto, lo mettiamo qui. Ah, eccolo, smetti di usare. Spreco di acqua, beh dai, serviva un bel bagno. Ne avevi bisogno. Speriamo che lui non vada. Mi sa che adesso lui dovrebbe partire per andare al lavoro. Però non ci andiamo. Sono un po' stanchini, ma non è un problema. Eccolo lì. No, 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 assolutamente no. Non andare, anzi, vai in bagno. Ok, lui è finito. Bravo che ripulisci tutto. Anche lei ha finito. E allora, andiamo subito al portale. Allora, prima mi cambio abito. Il portale è qui, quindi... Ah, posso già dirgli di viaggiare a ritroso fino a casa? Va bene, accetta. Vediamo se partono tutti insieme. Perfetto, eccoli qua. Ah, noi ci andiamo con lo skateboard, va bene. Eccoci. Ma che bravo che sa fare anche gli scalini. Sai che qualcuno è già arrivato forse al portale? Sì, lei. Eccoli qua. Sono arrivati tutti, credo. Bravo che non sei caduto, te. Una signorina, guardatela. No! Vabbè. E salutiamo il futuro utopico. Eccoci qua. Allora, vediamo un attimo come fare. Ok, lui è arrivato, perfetto. Allora, intanto... aspettate che diamo un'occhiata qua. E no, penso di poterlo fare direttamente da qua, perché, allora... Se io ripristino il continuum temporale, praticamente questo mi va a resettare il futuro. Ma in teoria dovrebbe resettarmi tipo anche tutti i nostri discendenti, tutte le modifiche che abbiamo fatto, quindi anche la casa che abbiamo comprato, tutto quanto, quindi non è il caso di farlo. Andrei invece proprio ad attivare l'evento per il futuro distopico. Possiamo anche attivare l'evento per ritornare al futuro normale, ma adesso vediamo questo.
Dopo decenni di decisioni egoiste e irresponsabili, i Sim hanno abusato di Oasis Landing oltre ogni limite. I marciapiedi sono bloccati dai rifiuti, le meteore polverizzano il paesaggio e si sono formati pericolosi crateri che incoraggiano i viaggiatori a entrarci per cercare tesori. Oh, bene, proviamo. Allora, in teoria dovrebbe arrivare il viaggiatore nel tempo come al solito. Eccolo qua, una piccola soddisfazione. Vuoi cambiare il futuro in peggio? Cominciamo a causare un po' di distruzione e caos. Questo vecchio magnete dovrebbe servire allo scopo, attirando meteore in città. Prendi il magnete di meteore, puntalo verso il cielo per attirare delle meteore. Qualcuno se ne accorgerà sicuramente. Allora, devo usare 3 volte all'aperto. Ok. Dove me l'ha messo? Eccolo qua. Salve! È arrivato anche lei per vedere che distruggiamo il passato, o meglio, il nostro presente. Allora, intanto magari raggiungiamo una zona centrale qui della città. Quindi, iniziamo a usare lo zaino e vogliamo fino a qui. Voi invece potete stare tranquillamente a casa e magari... Oh! Ma come? Come mai Mia non si chiama più Christian? Cos'è successo? Intanto credo si sia leggermente bloccato. No, eccolo qua. Ah, ma che strano. Allora, tu disattivami pure il portale che tanto adesso non serve. Ma gli avevamo cambiato il nome. Riprovo perché deve essere successo qualcosa. Eh sì, non me l'ha mantenuto. Che cosa strana. Allora, che sia stato durante il viaggio nel passato. Ma mi sembra strano. Ok, accettiamo. Sì, adesso c'è, perfetto. Comunque dicevo, lui volevo mandarlo a curare il giardino perché ci sono un paio di erbacce da estirpare. Tu magari puoi venire qua a guardare lui, che così anche ti tiene d'occhio. Tu invece stai disattivando il portale? Credo ci sia lui che dà fastidio. E questo? Ah no, aspettate, giusto, perché quando siamo andati nel futuro utopico, lui aveva appena portato a casa un amichetto e giustamente siamo ritornati indietro nel tempo esattamente in quel momento. Quindi no, aspetta, dai, andiamo a giocare. Allora, speciale a malaria aperta, gioca da chiapparella, forza, dai. Giochiamo un po' insieme. Intanto, andiamo a scatenare il panico in città. Eccoci qua. Allora, vai qui. Adesso puoi toglierti pure il razzo. Forse. No, perché lo stiamo usando. Smetti. E usiamo questo. Attira un oggetto spaziale. E non l'ho fatto. Non lo fa. Oh, mannaggia. Usa 3 volte. Forse non lo posso fare sulla strada. O forse non c'è abbastanza spazio. Ah, è probabile. Vai qua allora. Non credo sia perché ha fame. Non c'era abbastanza spazio, giustamente. Mannaggia, che grande! Funziona? E mi raccomando, poi tu scappa, che non ti cada qualcosa in testa. Oh, bene, l'abbiamo preso. E lo posso rifarlo nello stesso punto? Sì, posso farlo nello stesso punto, bene. Tanto vado a dare un'occhiata a casa se è tutto a posto. Perfetto, lui me l'ha disattivato. Parla un po' con lui, visto che siamo qua. Amichevole? Non so. Chiacchieriamo semplicemente. Tu stai giocando da chiapparella? Sì, stai giocando però hai fame, quindi vai pure a mangiare. Tu stai curando il giardino, ottimo. Ah, c'è il telefono che ci suona però. Aspettate che rispondo. E rispondi. No, grazie. Ok, un altro l'abbiamo preso. Resisti, lo so che hai fame, ma ci manca l'ultimo. Poi torniamo a casa, parliamo con il viaggiatore nel tempo e mangiamo. Anzi, sai cosa puoi fare tu, visto che avete tutti fame? Il bambino stava già mangiando, forse... Ah no, c'è già qualcosa di pronto. No, niente, volevo fargli preparare la cena, ma... Andiamo pure a mangiare.
Se chiamo a tavola gli ospiti, così mangio anche il bambino e anche il viaggiatore nel tempo. E ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Non è grandioso il magliette di meteore? Adoro usarlo per illuminare il cielo notturno. La lega delle Cassandre preoccupate. Ha funzionato meglio di quanto pensassi. Non solo abbiamo cambiato la gravitazione terrestre in modo da attirare le meteore, ma è anche apparso un nuovo gruppo, la Lega delle Cassandre preoccupate. Credo che tu sia sulla strada giusta per cambiare il futuro. Intrufolati nella riunione e scopri quanto sono convinti. Partecipa a una riunione delle Cassandre al municipio. Ok, va bene. E no, lo facciamo però domani mattina. Andiamo a casa adesso. Quindi, attirando i meteoriti abbiamo cambiato la gravitazione terrestre e si è riattivato anche il portale, fra l'altro. Ah, ma mi sa che poverino il bambino non poteva entrare. Apri la serratura, vediamo se nessuno entra. E si è creato un gruppo, probabilmente, non so se siano scienziati o cosa, che discutono di questi cambiamenti. Noi dobbiamo intrufolarci in una loro riunione e ascoltarli. Intanto, avete mangiato? Sì, allora lo manderei lui in bagno e poi a dormire. Il bambino come sta? Anche lui deve andare in bagno. E tu vai pure a mangiare. E tu, bambino, però, ti converrebbe andare a casa, sai, perché è un po' tardi. Non so se i tuoi genitori sanno che sei qua. Ecco, sta anche giocando a fare il re. Che tutti che si inchinano. Non ce n'era bisogno. Oh, bravo. No, bravo per niente. Ci sono ancora le erbacce qua. Non hai curato? Ah, poverino, si deve ricaricare. Solo che in questa casa non abbiamo un caricabatterie per robottini, quindi andiamo a comprarlo. Dunque, dovrebbe essere qua. Vediamo dov'è. No, non c'è. Dov'è andato? Magari era all'inizio, non l'ho neanche visto. E infatti, eccolo qua. Dove te lo metto? Te lo metto qui in camera da letto. Ricarica. Dormiamo fino alle 6, direi che può andar bene. Che succede qua? Ah, ecco, infatti il bambino va a casa. Poi andiamo a dormire. Questo lo possiamo anche disattivare adesso che non ci serve. Andiamo in bagno anche lei e a dormire. Credo che il viaggiatore nel tempo si sia teletrasportato da qualche parte, perché l'ho visto sparire. Ma c'è ancora qua il bambino, ma non va a casa. Ok, dormiamo e poi andiamo a partecipare a questa riunione. Ok, si sono svegliati. Anzi, lei sta ancora dormendo, ma direi che possiamo svegliarla. Ah, vedo che qua è andato tutto a male, quindi ripulisci pure e prepara la colazione. Tu sei a posto? Ah, hai bisogno di un po' di socialità. Ma allora, perché non mi cura le piante? C'è qualcosa che non va, non ci sta magari? No, oh, guarda che adesso me lo fai. Oh, ci sarebbe un semino qua. Ah, la lattuga, credo di non averla piantata. Dai, raccogliamola. Ah, vediamo se magari qua nel nostro orto... No, secondo me sono tutte cose... Ah, no, vedi che ce l'avevamo la lattuga. E allora poi raccogli tutto, perché non l'abbiamo piantata secondo me. Anche la cipolla, noi l'abbiamo piantata nel futuro. E dunque, sì, tu ti sei svegliata. È pronta la colazione? Ah, questo non me l'ha ripulito. Questo cos'è? Ah, fra poco. Vabbè, magari il bambino lo possiamo mandare a scuola. Invece con lei quasi quasi io mi licenzierei da questo lavoro nel presente, perché tanto non mi interessa. Anzi, lo facciamo subito. Qui. Lavori offerte e... Speriamo mi lasci questo lavoro e non quello nel futuro, ma in teoria sì. Lui è già senza lavoro, va bene? Sì. Ok, fatto. Così non abbiamo più il problema di dover andare. Ah, invece lui va a scuola, va benissimo.
Paghiamo anche le bollette, mannaggia, abbiamo pure quelle. E prendiamo un piatto. C'è una... Ah, c'è questo da pulire. Vediamo se il robottino è capace. Autopulente. Beh, possiamo farlo, dai. E poi direi che possiamo andare. Forza, su. Andiamo ad ascoltare questa riunione. Ah, ci siamo portati dietro la moto dal futuro. Che fra l'altro non fa suoni. Ed eccoci qua. Andiamo su. Cottura irregolare. Vabbè. Vediamo un po' cosa riusciamo a scoprire. Allora, grazie di aver partecipato alla riunione della Lega delle Cassandre Preoccupate. Spero che almeno ci fossero caffè e ciambelle gratis. Fuoco nel cielo, per tutti i lavalanuti! Credono davvero che il mondo sia per finire? Ah, mannaggia, va meglio di quanto immaginassi! Non mi pare che alla riunione ci fosse abbastanza gente per creare davvero un movimento. Giri in città e di a tutti che ci sarà il crollo totale. Facciamo credere alla gente che la fine sia vicina! Convinci sei insieme che ci sarà il crollo totale, quindi la fine del mondo! La profezia dell'Apocalisse hanno convinto Lily che la fine è vicina. Sta andando i numeri al punto giusto. Ok. Allora, andiamo in centro e vediamo di parlare con più persone possibile. Ecco, qui per esempio non c'è nessuno. Però possiamo fare così. Allora, chiamo un sim. Invita ad uscire. Invitiamo tutti noi, lui no ovviamente, tutti quelli che conosciamo in centro. Vediamo se possono, magari... Sì, direi che possiamo andare qua. E li convinciamo tutti. Sempre... Ah, però aspettate, perché mattina può essere che sia... no, infatti. E cosa è passato? Un bracione! No, comunque, soltanto 3 persone non possono venire. Non credo sia un problema. Se le altre ci sono, dovremmo riuscire a convincerli tutti. Oh, bene, vedo che qua è già arrivata anche una signorina. Entriamo. Qui al parco. E cominciamo a parlare. Adesso però devo vedere se per convincerli mi basta l'interazione o prima devo fare amicizia con loro. Signorina, dove è andata? Vabbè, proviamo con qualcun altro. Accetta di chiacchierare? No, voglio convincerti che la fine del mondo si sta avvicinando. E sì, no, grazie, ho capito. Possiamo... Ma mi annulla l'interazione. Vabbè. Andiamo a chiacchierare e poi vi dico che il mondo sta per finire. No, dai, guarda, ma... Non mi lascia. La facciamo? Dai, su. Sì! Il mondo sta per finire! Moriremo tutti! Ah, mannaggia, intanto lui sta facendo casino a scuola. Ah, forse era andato in gita. Ce l'ho fatta, ok, una l'ho convinta. Andiamo dagli altri. Due, sono gli altri però. Eccoli là. Qua. Vedo che c'è un po' di gente. Vai! Cadranno i meteoriti dal cielo, ci schiacceranno! Ok, siamo a 2. Andiamo qua. Loro cosa stanno facendo? Lui niente. Ah, lui sta aggiustando il lavandino, bene. Ah, guardate, lei è disperata adesso. Ah, guardate! È in panico! Ok, siamo a 3. Vediamo. Qua c'è un altro. Vai. C'è anche il postino. No, non posso parlare con il postino, però. Avevamo solo 4 persone. Guardate il mondo distrutto. Mi sa di sì, non ce ne sono altre. Dai, che ce ne mancano 2. Vediamo. No, qua al parco
Non vedo nessun altro. Eh sì, mi sa che mi servivano quelle persone che non sono venute. Provo ad invitare qualcun altro. Proviamo. Sì, quella signorina lì l'ho già è convinta. Allora, invita ad uscire. Proviamo altre persone diverse. Ah, basta. Sempre qua. Vediamo chi arriva. Ah, oh, oddio, adesso stanno anche ridendo. No, sono in preda a raptus isterici, può essere? Ok, si sì, è arrivato anche qualcun altro. Vediamo. No, questa è sempre la solita signorina. Questa è nuova! Aspetta, 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 signorina, venga qua. Devo convincerla che il mondo sta finendo. Venga, venga, dove va? Dove scappa? Ah, oh, ok, sì, infatti c'era la gita oggi. Ah, c'è lui che vuole parlare con noi, però. Salve! No, dai, prima che la signorina se ne vada. Vieni qua. Non so se venga qua lei. Ah, è qua, ma che brava! Arrivo, signorina. Mi aspetti? Cerchiamo di chiacchierare. No, grazie. Keen, Manava. L'albero. Eccolo. Bene. E poi ci proviamo anche con lui. Ce ne mancherebbe soltanto uno, quindi se riesco a convincere questo tipo qua, abbiamo fatto. No, ma basta, signorina. Che cosa ha fatto, povero? Sicuramente sta rimproverando il bambino. Cosa è successo? Cosa hai combinato? Cosa ha fatto? Per i brutti... No, dai! Come niente, TV! Povero! Attira, perché? No, 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 no! Non fare queste cose! Ce l'abbiamo fatta, secondo me! Sì! Ottimo! Ottimo lavoro! Dopo il tuo discorso alla comunità si sente parlare di meteorite all'angolo di ogni strada! Spingersi al massimo! Ce l'hai fatta! La città è convinta che il mondo finirà davvero! L'ambiente mi pare un po' troppo pulito e dovresti convincere tutti a spargere rifiuti ovunque! Se nessuno si porrà problemi, il futuro cambierà di sicuro in peggio! Racconta una barzelletta sullo sparlare dell'ambiente! Vediamo quanti rifiuti si accumulano! Ok, devo farlo sempre con 6 persone, quindi vediamo se restano qua tutti. Dovrei farcela. Cos'è? Ah, dei rifiuti. Ok, quindi iniziamo a sporcare in giro. Ah, mannaggia. Dai. Proviamo con tutti. Adesso che sono un po' fragile per via delle notizie che il mondo sta per finire. Dovremmo convincerli facilmente. Ok, siamo a due. Tanto ormai staranno pensando che, siccome il mondo sta per finire, anche se lo riempiamo di rifiuti, non importa. Facciamo anche con la signorina. Anche con questa. Con questo. Ah, la signorina sta parlando. Oh, c'è una signorina nuova, fra l'altro. Oh no! Questa non l'abbiamo convinta, mi sa. No, 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 no. Si vede che non avevamo una relazione di amicizia abbastanza alta. Possiamo fare. Oh, mannaggia, mi sa che lui è un paparazzo. Ci ha fatto una foto? Mentre spargevamo i rifiuti? Oh, e gli piacciamo anche. Oh, bene, anche lui è stato convinto. Proviamo con questa. Lieve sensazione di sfortuna? No, non è proprio la giornata di Lily. Non ne verrà nulla di buono. Oh, beh.
E lui credo di averlo. No, non l'ho convinto. Davvero? Ah, no, niente. Questa signorina non vuole assolutamente. Guardate i rifiuti che abbiamo sparso in giro intanto. Ok. No, grazie, non voglio adottare un gattino. Andiamo da lei, dai che ne manca uno solo. Se riusciamo a convincere lei, ce l'abbiamo fatta. Sì, ce l'abbiamo fatta. Eri così convincente che per un istante ho temuto che odiassi davvero l'ambiente. No, dai. E quindi? Ah, ok. Andiamo a vedere cosa è successo. Aspettate che intanto vado a casa. Cosa sta succedendo qua? Disattivazione forzata, forse perché è stanco. Non proprio tantissimo, però visto che è un pochino stanco, sei, ti mando a ricaricarti. Lui ha bisogno di farsi una doccia. E allora ti fai la doccia. Anche lui, poverino, avrebbe bisogno di farsi una doccia. Vabbè, allora magari rilassati un po' qua e aspettiamo. Vediamo se lei arriva. Sì, tutti hanno bisogno di farsi la doccia, fra l'altro. Siamo arrivati! Davi! Oh, ma poverino, lui si è addormentato lì, no? Dai! Ed eccolo qua, il portale distopico. Ce l'abbiamo fatta? Ah, se ne va lui? E ci lascia qua! No, dai, anche noi vogliamo venire. Però ci facciamo una doccia prima, che dite? Ok, lui è andato a ricaricarsi. Bene. Lui si è fatto la doccia. No, facciamo come al solito. Andiamo a dormire e poi quando si fa mattina andiamo, facciamo una doccia veloce. Poi dormiamo. E anche il bambino. Fai la doccia, dormi. E appena si fa mattina andremo a scoprire questo nuovo futuro. Prepariamo la colazione. Anzi, forse c'era qualcosa. No, non ho gli avanzi. Vai. Tu vai in bagno. Lo so, ma tanto adesso andiamo nel futuro. Ah, eccola qua, dov'era la colazione. Posso buttarla via? No, non mi lascia. Sì. Telefono. Del robottino, ma come? E rispondi. Ah, dovrei consegnare dei pesci. No, vabbè, non importa. Andiamo a mangiare. No, non ti azzardare tu ad andare a scuola, sai? No, 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 assolutamente no. Mangiamo e partiamo. Ci siamo. Che dite? Possiamo partire? Allora, magari prima ci cambiamo d'abito. E poi direi che possiamo viaggiare nel futuro con tutti quanti. Ok, accettiamo. Sì, arriviamo, arriviamo. Aspettate, perché giustamente adesso mi fanno scegliere dove andare ad abitare avendo comprato una casa, quindi lasciamo pure la nostra casa come dimora principale, altrimenti potevo scegliere anche il dormitorio. Oh, ci siamo teletrasportati. Allora, intanto aspettate che do un'occhiata. Ok, i nostri discendenti dovrebbero essere sempre qua. Sì, ci siamo teletrasportati perché avendo scelto questa come casa di residenza, qui non abbiamo il portale del futuro, quindi non mi ha fatto comparire nel dormitorio, semplicemente. Ed eccoci qua. Allora, intanto guardate, i colori sono completamente diversi. Ma c'era un arcobaleno? No, mi sa che l'arcobaleno era rimasto da prima, dal futuro utopico, ma in realtà non esiste l'arcobaleno in questo futuro.
Allora, abbiamo praticamente tutti gli alberi morti, a parte questi. No, forse questi sono dei piccoli bug, è possibile che sia rimasto qualcosa al futuro utopico. Magari chiudendo e riavviando il gioco si cancellano, perché questo futuro ha tutti gli alberi secchi, questi colori opachi e tendenti al verde. Sentite, ci sono le aquile in sottofondo. E poi dovrebbero esserci anche, vabbè, le acque non ne parliamo, proprio di un colore bruttissimo, acqua sporca. Dovrebbero esserci anche dei culi di rifiuti sparsi in giro, perché in questo futuro non abbiamo più i fiori di rugiada, le zone dove scavare con i piccoli arcobaleni. Qua, diciamo, è tutto molto più triste. Dovrebbero esserci, però, forse sono questi. Eccoli qua, ci sono dei crateri in giro che possiamo esplorare, quindi vedremo di cercare i tesori che sono contenuti qui dentro. Crateri che si sono... Credo mi sia passata la voglia di saltare dentro ad uno di questi crateri. Già. Che? Ho visto un'ombra? No. Stiamo attenti, perché in questo futuro è facile avere una pioggia di meteoriti. Ok, si è spento. Infatti questi dovrebbero essere proprio i crateri, i buchi lasciati proprio dai meteoriti. Ah, aspettate che volevo andare a vedere i nostri discendenti se sono ancora qua. Sì, ok, i nostri discendenti sono ancora qua. Vediamo se sono sempre soltanto loro due. Ma credo proprio di sì, perché non abbiamo fatto niente per cambiarli. Infatti sono sempre loro, perfetto. E niente, io direi che possiamo fermarci qua con questo episodio. Nel prossimo cominceremo ad esplorare questo futuro. Guardate che qua è tutto sporco, come se fosse tutto incenerito. Guardate qua gli edifici, tutti rotti. Va bene, dai, direi che possiamo fermarci qua. Ah, vedo che mi ha mantenuto anche tutte le tombe che abbiamo preso dal cimitero, perfetto. Quindi qua speriamo di incontrare qualche nostro discendente. E poi nella prossima parte inizieremo con l'esplorazione di questo futuro. Quindi andiamo avanti nella prossima parte. Lasciate un mi piace, commento se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!